Considerato che la nostra sindaca è stata la prima a chiedere una proroga delle graduatorie del Comune di Roma proprio perché si riscontrava questa insufficienza di organico, quindi siamo stati noi stessi i primi ad attivarci in questo senso e quindi speriamo dal governo di avere uno sblocco dei turnover al più presto proprio per riuscire a rispondere alle esigenze della nostra città. Però non posso che constatare che questo atto, tra i considerato, non mette un passaggio fondamentale che ha portato avanti un'azione fondamentale portata avanti dalla Giunta Capitolina. Non fa infatti riferimento alla delibera 126 del 27 dicembre, che rivede proprio il contratto di Zedema e che ne limita le funzioni. Per quanto riguarda la risposta ai servizi necessari alle istituzioni culturali. Questa delibera, infatti, andava nell'indirizzo di portare una maggiore rispondenza funzionale nei contratti proprio di servizio della mission istituzionale che aveva Zedema e anche con l'obiettivo di ridefinire e contenere i costi, razionalizzare i costi di questa partecipata. Però, detto questo, comunque nel dispositivo, e vista la volontà politica, insomma, anche di questa amministrazione di prorogare le graduatorie, nel momento in cui verrà rivisto, si indagherà sugli effettivi bisogni ad oggi di questa azienda, sicuramente siamo favorevoli ove fosse accertato l'effettivo fabbisogno andare verso l'assunzione di nuovo personale in base ai nuovi bisogni che avrà Roma Capitale, in base al nuovo contratto di servizi. Quindi, nonostante le gravi omissioni di questo atto, insomma, la grande dimenticanza di questo atto della delibera 126 del 27 dicembre che rivede il contratto, voteremo comunque a favore perché c'è comunque un'intenzione politica che segue questo indirizzo, che si allinea a questo indirizzo. Grazie Presidente.